Salve a tutti, io sono Spina e bentornati su The Sims 4. Oggi siamo di nuovo nel quartiere della scuola di Minecraft, stavolta per creare la casa del bimbo povero. Effettivamente non è una casa degna di questo nome, ma è giusto che venga ricreata anche lei. Come state vedendo, stiamo partendo dal recinto della casa, che è un recinto piuttosto malmesso, misto di siepi, reti e tavole di legno, che però comunque delimita la proprietà. Per quanto riguarda la struttura della casa, in realtà non è esattamente una bella struttura, è in avanzato stato di abbandono. Infatti ho scelto questo rivestimento di pietra muschiata per rendere ancora di più l'idea di un edificio in stato di abbandono. L'illuminazione interna è composta da candele. Io per comodità ho utilizzato anche questi faretti per illuminare meglio, almeno durante la costruzione. Per quanto riguarda invece il pavimento, abbiamo un misto di tavole di legno rustico, però anche qui abbiamo legni diversi, abbiamo anche dei punti di terra. Io, non riuscendo a trovare la terra, ho utilizzato questa texture che in realtà è legno vivo, che però ricorda moltissimo la terra o comunque la sabbia. Perfino l'ingresso della casa è una porta piuttosto mal ridotta e l'esterno non è certo meglio. Per ricreare quest'idea di una casa in disuso, o meglio una casa non curata, ho utilizzato queste piante secche che si arrampicano lungo le pareti sia all'esterno che all'interno della casa. Mi sono aiutata anche con delle ragnatele poste qua e là negli angoli e anche buchi nelle pareti, crepe che purtroppo però non si riescono a vedere bene per via della texture molto dettagliata dei mattoni di pietra. Nella casa del bimbo povero troviamo almeno una finestra, che però in realtà finestra non è, e per ricrearla sono riuscita a trovare questa finestra che in realtà non ha vetri, sono solamente due buchi. Per riuscire comunque a dare l'idea che fosse un buco nella parete piuttosto che una finestra, ho posto dei rampicanti che vanno un po' a coprirla, o comunque delle crepe e delle fratture nella parete per indicare come se la parete fosse caduta piuttosto che la finestra fosse stata creata di proposito. Inoltre ho voluto creare una sorta di sbarre alla finestra, ma non tanto sbarre quanto piuttosto proprio delle tavole poste davanti alla finestra, così come si trovano di solito nelle case abbandonate, e sono riuscita a utilizzare questi pannelli ponendoli davanti alla finestra, così da ricreare proprio l'idea di un tavolato che copre i buchi della parete. Come ben sapete, nella casa del bimbo povero ci sono anche dei piccoli falò che contribuiscono a far luce nell'ambiente. Purtroppo i falò in The Sims non è possibile piazzarli all'interno e quindi ho scelto di piazzarli agli angoli dell'esterno della casa. Oggetti caratteristici dell'interno della casa del bimbo povero sono l'orribile divano marrone che probabilmente ha visto giorni migliori e anche colori migliori, il vecchio mobiletto su cui è posta la vecchissima televisione e un tavolo con delle sedie posto proprio davanti all'ingresso. Ovviamente tutto l'esterno, tutto il giardino, se così possiamo chiamarlo, della casa è pieno di detriti, scatole, rifiuti, oggetti abbandonati lì perché non servivano più a nessuno. Quindi ho scelto di posizionare un numero veramente elevato di casse, barili, cataste di legna e anche delle ragnatele, soprattutto anche quelle giganti, per poter creare l'angolo dove troviamo il migliore amico del bimbo povero, ossia il ragnetto, che qui ho utilizzato con le tonalità di nero e blu, attaccato proprio alle ragnatele, così come se fosse il suo nido. Ho anche risistemato la texture del terreno del giardino per cercare di ricreare un ambiente che non sia proprio in ordine, cioè un misto di erba e terra con qualche fiorellino sparuto, utilizzando anche queste tracce di legno a terra e anche delle foglie secche qua e là.
Un'altra caratteristica principale del giardino del bimbo povero sono proprio le tombe, che non si sa chi ce le abbia portate, non si sa se magari siano lì per un buon motivo. Infatti, ho anche posizionato l'altro amico del bimbo povero, che è lo scheletro. Per fortuna, gli elementi quali casse e barili non mancano, quindi sono riuscita a variare moltissimo così da non ripetermi nel giardino e creare questo ambiente molto affollato, proprio come se fosse una specie di discarica in cui sono stati abbandonati i più disparati e inutili oggetti. Ovviamente sappiamo bene che ogni oggetto nel giardino del bimbo povero è comunque una sorta di gioco per lui, quindi più ce ne sono meglio è. Anche all'interno della casa ho voluto ricreare questo stato di abbandono, o meglio, di incuria dell'ambiente, mettendo questi catasse di giornali abbandonati sul pavimento, residui magari di sporco e anche questo lenzuolo sporco, magari messo lì per coprire qualche macchia o assorbire l'umido del pavimento. Normalmente nella proprietà del bimbo povero non troviamo alberi o piante, ma ho pensato che fosse carino ricreare ancora di più questo ambiente molto abbandonato e quindi ho posizionato degli alberi secchi, delle piante secche e anche dei cespugli di rovi, piante cresciute lì, sfondando questo stato di abbandono e facendo capolino dagli angoli più strani. Come tutti saprete però, la casa del bimbo povero non è completamente povera, perché esiste la stanza segreta dello zio del bimbo povero. Come sapete, l'accesso si effettua tramite questa pozza d'acqua che dovrebbe essere una sorta di bagno. Purtroppo però sapete bene che su The Sims non è possibile creare una discesa simile, quindi ho cercato di camuffare la scala che porta verso il basso utilizzando una serie di muretti che ho faticato un pochino all'inizio a sistemare all'interno dell'ambiente della stanza superiore, ma che poi pian piano sono riuscita a riadattare. La stanza principale della casa del bimbo povero in realtà è un po' troppo buia, quindi ho scelto di posizionare anche dei candelabri e per sostituire la pozza che normalmente è utilizzata come bagno ho messo un water, però senza neanche coperchio, buttato un po' lì. Scendendo giù invece per sistemare il bunker dello zio del bimbo povero, ho scelto di posizionare un numero elevatissimo di casse perché, come sapete, il bunker dello zio è un po' come una sala pianificazioni, quindi con una grande mappa della città, una serie di tavoli su cui sono posti computer, attrezzature e un numero spaventosissimo di armi. Ovviamente non ho a disposizione le armi su The Sims, quindi ho scelto di sostituirle con un numero straordinario di casse contenenti qualunque cosa possa venirvi in mente, dalle ricchezze agli oggetti magari per compiere rapine, anche alle armi, perché non sappiamo assolutamente cosa possa avere a disposizione lo zio per i suoi strampalati piani. Ovviamente per sottolineare anche la presenza di ricchezze, così come ne abbiamo trovate la prima volta che abbiamo scoperto questa stanza, ho utilizzato degli scrigni molto particolari e molto decorati, più qualche valigetta piena di soldi posta sul tavolo, proprio per ricordare il momento in cui abbiamo scoperto le ricchezze dello zio. Un altro dettaglio molto importante che non può mancare nella casa del bimbo povero è la torta di fango preparata da lui e i suoi immancabili biscotti, perché nonostante tutto il bimbo povero è anche un bravo chef, a suo modo. Come state vedendo in questo momento, sto risistemando la discesa al bunker dello zio del bimbo povero, ricreando questa stanzetta chiusa da cui si può accedere solamente attraverso una porta blindata e con riconoscimento, così un po' da sottolineare ancora di più la bizzarria di questa stanza rispetto all'ambiente che è completamente abbandonato.
con questi ultimi dettagli, quali la mancanza del tetto della casa del bimbo povero, anche la costruzione di questa casa finisce qui. Io vi lascio allo show di immagini che vi mostreranno nel dettaglio gli interni e gli esterni della casa e fatemi sapere nei commenti quale vorreste fosse la prossima casa da ricostruire tra quella di Bimbo Bonzo e quella di Bimba Spina. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!